Agatha. Questa è la storia di Agatha, che è una cialtrona, una maga, un'imbrogliona, una cartomante, una sedicente veggente. Dunque, le evocazioni di uno spirito sono 100 euro, per la sfera 50, le carte appunto 20, però io lo suggerirei un bello spirito evocato. Avvocato? No, beh. Troppo. Tutte fandonie, ovviamente. Lei è una che cerca di sbarcare il lunario perché si è ritrovata sola con una figlia a carico. Milla! Ah, sei tu? Ma che ci fai lì sopra? Non sai, mi è successa una cosa terribile. Ho sentito una voce proprio qua dentro. In camera mia? No, non in camera tua, dentro di me! Una ragazza tredicenne che è più adulta della madre di Agatha, che invece è... È un po' una bambina, una ragazza. Quindi è molto carino il contrasto. Siamo un po' a ruoli invertiti. Lei fa mia mamma sostanzialmente, cioè madre e figlia, però la figlia è Agatha e la mamma è Milla. Se tutta questa storia del fantasma ti ha messo un po' a paura, puoi dormire qui se vuoi. Va bene, ma solo per questa notte. Se solo avessi scoperto cosa significavano quei numeri. Quali numeri? Il 5, il 7. E il 3, il 7 e il 52. No. 3, 7, 51. Sono due persone che stavano insieme molto tempo fa. Una di queste parte per andare a studiare in America, è uno molto razionale, scientifico, e l'altra, che è appunto Agatha, rimane invece in Italia e ha una figlia, cosa che padre non si sa, non sa. Io non so chi è mio padre. Allora, durante tutto il film provo a capire, vedo gli amici della madre, faccio foto. Ti ricordi la prima volta che ci siamo incontrati? E chi se la scorda? È stato proprio odio a prima vista. Reciproco. Poi però qualcosa è cambiato. Beh, ci siamo conosciuti meglio. E l'odio si è In trasformato antipatia. in antipatia. Sì, la leva lì dietro, però non la toccare, no, quella poi ci penso io, no! Antonio è un attore raffinatissimo, molto sottile, c'è quel tipo di ironia. Piccola, no? Fatta di piccoli sguardi, di piccole cose che io personalmente amo tantissimo. Comunque sono più bellina io di te. Non me l'aspettavo. Che giornata! Dopo la scossa. Oddio, mi sento proprio fulminata oggi. No, tu sei fulminata! Guarda come sei combinata! Guardati un po'! Ma vatti a sistemare un po' quei capelli, va che sta arrivando un'altra cliente. No, non mi sento proprio niente bene oggi. Come si spegne questa gente? No, no, Faccio no, io, non fermi, preoccupare. Conosco la macchina. Non toccare il ma chi dottore. No! Quella leva! Bene, bravi. Stop! Perfetto. La gabbia di Marti. Sei una beduina da qualche parte. Ed è una storia di fantasmi, ma è anche una storia d'amore. E quindi è per i bambini, è per tutti, quindi non si può perdere assolutamente, ci sto io, ci sta accadendo. Sta cercando di dirci che sei completamente. Sta cercando di dirci che sei completamente. Ma no, non sono io, è il fantasma! E sta cercando di dirci qualcosa, no? Veramente sta cercando di dirci che sei completamente pazza e c'è quasi riuscito. Allora io vado. Ah, il nome volevi sapere, tu del padre della bambina. Mi dispiace, ma tu avevi detto che davi la scossa a me e io te lo dicevo sì, buonanotte, arrivederci. Ma non di là, non di là. Ma Di là c'è la camera di Emilia. Chi? Stop! La leggerezza di questa sceneggiatura che è un po'. È molto molto divertente, è una storia assurda, folle, dove ci sono magie.
bere o no. Insomma, ne succedono un po' di tutti i colori. Se vuoi, faccio anche vedere una tetta, però. Secondo me è meglio vedere Agata Ulisse. Insomma. Guardate Agata Ulisse su Canale 5. Oddio, ma Crespi, ma questi sono matti, ma questi sono matti, ma cosa? Oh, quello te lo puoi tenere anche in abbondanza, tanto poi dopo io vado via quando è necessario. Questo film, insomma, è vissuto di tante momenti felici sul set, dove tutti gli attori, non solo Elena Sofia Ricci e Antonio Catania, ma anche Lucia Ocone, Ansanelli, Caterina Silo-Slabini, la Grimalda, tutti hanno partecipato proprio per quella che era la loro parte a una, come dire, un entusiasmo collettivo che poi è sfociato in un film che ha divertito. Non aspettatemi, alzate. No.